Il mio scopo era accendere i riflettori su una pratica che è l'abuso intrafamiliare su bambini, in particolare fascia di età dai 6 ai 10 anni. Il momento in cui abbiamo sottoposto l'idea alla segreteria del Cardinale, abbiamo ricevuto anche una lettera di encomio su questa ricerca e l'assicurazione che tutti i questionari sarebbero stati somministrati a tutte le parrocchie della Campania. Io non ho ricevuto neanche un questionario. Questa ricerca è nata perché conoscevo, venendo dal sociale, che questa tematica era sentita e la pratica molto diffusa. Attraverso un'indagine fatta su diversi comuni della Campania e ambiti territoriali, ricevendo, devo dire, anche poca collaborazione da altri enti che erano stati coinvolti nel fornire i dati, soprattutto nel somministrare il questionario anonimo che avevamo preparato, come la Curia Arcivescovile di Napoli, la quale ci aveva promesso che tutti i questionari sarebbero andati in tutte le parrocchie della Regione Campania. Non ho ricevuto neanche un questionario di ritorno. Il mio scopo era accendere i riflettori su una pratica che è l'abuso intrafamiliare su bambini, in particolare fascia di età dai 6 ai 10 anni. Una parte di questi abusi intrafamiliari riguarda l'incesto vero e proprio. Siamo intorno al 20-22% di casi. I numeri che abbiamo raccolto sono oltre 200 casi registrati di abusi tra abusi intrafamiliari, comprensivi anche di parti di incesto. Se lo proiettiamo sull'intera Campania, i numeri dovrebbero essere molto molto più alti, migliaia. Soltanto di fronte ad eventi particolarmente cruenti come l'ultimo fatto che è successo qualche giorno fa a Benevento o che è successo a Caivano al Parco Verde, fa in modo che l'opinione pubblica e il senso così umano si svegli. Il Garante regionale ha chiesto a voi la compilazione, insomma la distribuzione di alcuni questionari, cosa che non è ritornata indietro secondo la sua denuncia. Ora, voi avete partecipato a questa iniziativa, avete dato la disponibilità oppure non avete mai dato la disponibilità? La disponibilità sul piano sostanziale, nel senso che dovevamo restituire le schede che ci aveva dato, no? L'approvazione del progetto c'è stata, tant'è che il Cardinale ha concesso il patrocinio morale all'iniziativa. E perché non avete mai dato disponibilità per i questionari? Perché il problema è di ordine morale, che attiene alla coscienza e attiene anche al segreto confessionale. Quindi voi per una questione di segreto non avete aderito a questo progetto? Ma non il segreto mio. È il segreto di chi confessa, il segreto del sacerdote. Erano anonimi i questionari? Sì, ma il Cardinale ha detto che tipo di collaborazione. La Chiesa fa questo lavoro abitualmente nelle parrocchie. Devo dirle la verità, sono abituato talmente a vederne di cotte e di crude che difficilmente qualcosa mi sconvolge. C'è una cosa però in particolare, sono i numeri. E sono, secondo me, il mettere la testa sotto la sabbia da parte di molti.